Stamattina un incontro organizzato da Europe Direct nel Salento alle officine Cantelmo per discutere di Europa. Ecco, qual è il futuro dell'Unione Europea? Siamo di fronte a un appuntamento fondamentale. Dal 1 luglio di quest'anno l'Italia, il governo italiano assumerà la presidenza dell'Unione Europea, quindi comincerà un suo semestre che è molto importante perché è un semestre di nomine dopo le elezioni del Parlamento Europeo che avverranno, come sapete, il 25 maggio. L'Italia, paese fondatore, paese che ha sempre avuto un rapporto privilegiato, forte con l'Unione Europea, dobbiamo domandarci che tipo di Europa conviene all'Italia e quale Europa conviene e quale Italia conviene all'Europa. Alle due domande si può rispondere facilmente: all'Italia conviene un'Europa democratica, forte, trasparente. All'Europa conviene un'Italia che sappia coniugare la capacità di risanare la sua economia e di cominciare a crescere, perché è questo che è fondamentale fare. Quest'anno ricordiamo i 100 anni della Prima Guerra Mondiale, indietro non si torna. Si tratta di vedere però quale strada si può intraprendere. Certo, noi siamo convinti che non si può continuare a intraprendere la strada del rigore e dell'austerità. Bisogna invertire la rotta, avere un'Europa che garantisca la crescita, lo sviluppo, che lotti contro la disoccupazione giovanile, che sia più democratica e più aperta ai cittadini. Antonia Mastroboni, giornalista della Stampa, inviata a Berlino. Lei che vive la Germania, che è un po' il cuore dell'Europa, che fa da modello all'Europa. Ecco, l'Italia quanto ha da prendere dalla Germania e quanto invece da portare di sé in Europa? Ma da prendere sicuramente appunto la stabilità, no? La Germania è un paese dove molto molto difficilmente ci sono crisi di governo, le legislature vengono portate quasi tutte a termine, c'è un quadro politico molto molto chiaro, molto stabile, così dovuto anche a una legge elettorale molto buona. E, ecco, la legge elettorale per esempio secondo me è un modello, è una legge elettorale che innanzitutto ha uno sbarramento al 5%, per cui i partiti che vanno al di sotto non entrano in Parlamento. Questo consente quindi un quadro di partiti un po' più grandi, un po' più che poi si scelgono come coalizioni solamente dopo le elezioni, quindi c'è una campagna elettorale in cui tutti i partiti corrono da soli e poi eventualmente tentano delle alleanze dopo. Questo è un buon modello. Quello che noi possiamo portare lì forse è un concetto di solidarietà che in Germania in questi ultimi anni sembra essere scomparso, e lo vediamo anche nelle vicende europee, no? Dove Angela Merkel ha fatto soprattutto gli interessi della Germania, questo bisogna dire, l'ho scritto tantissime volte, ha coperto le magagne che avevano le banche tedesche hanno avuto grandissime magagne e questo non lo scrive quasi nessuno, e hanno in qualche modo imposto un'idea di Europa che è un'Europa poco solidale. Siamo abituati a non programmare, ad adattarci agli stimoli che arrivano dall'esterno e arriviamo in Europa sempre un po' in ritardo. Credo che la cosa importante da imparare è invece, e questa è anche la grossa difficoltà, è quella di cominciare a capire che in Europa si decide quello che poi noi dovremo in qualche modo adattare sul territorio. Quindi diventa fondamentale partecipare a questi tavoli per rappresentare gli interessi dei territori, rappresentare i bisogni e le specificità dell'Italia e degli italiani, che sono dal punto di vista dei territori sono plurali, non è un soggetto unico.